Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo 45esimo episodio della serie francese qua su Farming Simulator 2017. No, dobbiamo salire a bordo. Come vi ho detto, abbiamo fatto parecchie balle. Mentre scritto nei commenti dello scorso video, siamo arrivati a 350 balle. Adesso però volevo cercare un attimo qua. Esatto, punto di ricarica. Vediamo un po' se ci lascia ricaricare la nostra imballatrice, anche se che è un po' difficile. Allora, turn baller lower back flap. Allora, teoricamente questa parte qua dobbiamo aprirla. Ok. Con X, cos'è che succede? Nulla. Con X mi sa che infatti qua togliamo, close panel, non era questo. Vediamo un po' se ci lascia fare qualcosa. Eyeball counter, scende il veicolo. Ah, ok. Ok, sì, basta venire qua dietro, vicino alle sementi e abbassare. In teoria ve lo ricarica. Infatti, vedete. Siamo al 100%. Comunque 350 balle non sono poche, anche se per sbaglio con questa mod qua, cliccando con il sinistro ve le taglia. È brutto come cosa. Cioè, è utile, ma è brutta. Ora però quest'oggi andiamo con, eccolo qua, il nostro Massey Ferguson. Togliamo un attimo il traffico e nel frattempo vi faccio vedere che cavoli è il campo. Allora, è qua. Campo della scorsa volta, vi faccio vedere tutte le balle. In teoria questa volta devono raccogliere con le balle con questo carro qua. Del cavoli è qua. Questo carro qua, che però alla fine non ha l'autoload, soltanto tramite il canotto dietro dell'imballatrice, sia di questa che della nostra, che questa qua, dovevamo tenerlo dietro il carretto. Peccato per quello, perché boh, se avete qualche mod sarei veramente contento, perché sennò è un casino. Qua vi faccio vedere dove l'ho tagliata la balla, si vede che si è fatto due balle, due o tre balle, si è fatto proprio un cumulo e ho detto vabbè lasciamo lì. Comunque belle piccoline, vi faccio vedere intanto chi se ne frega. Col destro o sinistro? Ah, ah no, con R, ecco con R apri balla, ok è uscito, un macello. Comunque non perdiamoci in chiacchiere, quest'oggi andiamo ancora a tagliare erba con questo Massey Ferguson 885. Questa mod sempre di Black Sheep che fa parte del pack. Allora il campo, aspettate un attimo, me l'ho trovato già un campo che in teoria è qua dietro. Ok, questo qua per raggiungerlo dobbiamo arrivare da dove eravamo, no, ok, dal ponticello che c'è qua. Ok, quindi subito retro. Comunque un taglia erba diciamo. Praticamente è bello compatto, eh. Ho visto gli ultimi modelli che fa la Massey Ferguson perché allora è un se lo trovate nelle trince, infatti ha un po' stile trincia, però taglia l'erba con davanti una barra per sembra quello tipo da frumento, ecco. Spero non caschi nel fiume perché ha le ruote belle larghe, cioè non le ruote. Gli assi sono belli larghi, quindi è da vedere. Mi sa che il ponte è più piccolino. O no? No, no, forse. Ok. Dobbiamo centrarlo bene. Sembrerebbe da. Sì, ci può. Sì, ci stiamo, ci stiamo. Vediamo un po' se riusciamo anche a fargli una bella screen. Se ci riuscissimo ad avvicinare di più. Ok. Nostro piccoletto. Ecco, le screen si fanno con uno stamp R-Assist. Grazie mille a. Non vorrei dire una cavolata, mi pare di aver letto Edoardo nei commenti che l'ha scritto perché c'è gente che l'ha chiesto. Comunque sì, si fa così. Accendiamolo. C'è l'audio. Ok. Audio è quello dei mezzi default purtroppo, però fa nulla. Cosa. Ah, fa anche l'andana. Ho visto in alcune presentazioni che non la faceva. Allora, ci sarà la modalità. Vediamo. No. Ok,
No, scusate, cambiamo così. Sulle falciatrici su, mi cambio selezione attrezzo. Vabbè, comunque falandana, quindi ottimo, ottima mod. Ero convinto non la facesse, quindi meglio così. In modo che qua possiamo raccoglierla con un carro, un caricante, come li chiamo io. Non so se il termine tecnico è caricante, però vabbè. Comunque, come stavamo dicendo, questo qui è un macchinario Massey Ferguson. Molto strano perché qua c'è tutto questo pannello, non ho ben capito cosa ci... Cioè, vabbè, c'è il motore. Problema è cambio Microsoft. Ok, non rompere. Ok. Comunque, gli interni non sono male, è ben fatto. Questo qui è la mod, come ho già detto, di Black Sheep, la quale, ecco, adesso vi spiego, ha partecipato al contest. E secondo me aveva buone potenzialità questo pack. Soltanto che la... Aspettate, mi ha rotto proprio questa cosa qua. Ok, è andato via. Comunque, aveva buone potenzialità. Però non so perché, ma la Giants gli ha bloccato il pack. Non ho ben capito il motivo, Alcuni dicono perché ha fatto un video preview o qualcosa. Però alla fine anche le altre mod ce l'hanno un video. Però, boh, strano, ma... Non è stato lasciato partecipare. Forse per anche la quantità di mezzi. Però se tu ogni modder producesse un marchio di... Un marchio di... Cosa che volevo dire? Tipo di trattori, un brand. Tutto sarebbe veramente... Saremmo tutti felici perché ci sarebbero un'infinità di mezzi. Ok. A questo punto direi di fare delle passate, dai. Vabbè dai, andiamo giù in fondo. Ecco, mi sono informato. Questi mezzi qua girano per lo più tipo in America. Ok, magari ne girerà qualcuno. Vabbè, in Italia non saprei. Magari una volta c'erano qualche mezzo così. Però cioè, proprio nuovi nuovi ultimamente non è che ce ne sono usciti recentemente di fabbrica. Però che sapevo c'era la Massey Ferguson, pensavo non li facesse più, invece dovrebbe produrne ancora. Almeno gli ultimi modelli sicuri del 2010 che sono usciti. Poi dovrebbero esserci anche alcuni più recenti. Cercando, tra l'altro, ho trovato anche il Massey Ferguson. Non so, adesso magari vi metto una screen. È una gran figata di mezzo. Da lì ho detto, come la Massey Ferguson ha collaborato con una Lamborghini? Questa cosa non mi risulta, però notando la Massey Ferguson era, quel modello era molto simile al Same, Antares e tutti quelli lì. Comunque provate a cercarvi, adesso non vorrei sbagliarmi, vi lascerò un'immagine qui sicura. Dovrebbe essere no, non un Lamborghini, un Massey Ferguson, però è un trattore che veramente vi fa rimanere senza parole. Almeno a me sì, non so voi. È un Massey Ferguson 9200, allora 92 e 20, e questo qua, una sorta di macchinario che è stato prodotto fino a... No, nel 2010, sì, l'ultimo modello dovrebbe essere del 2010, che ha questa funzione di tagliare l'erba, mentre il 9240, poi se caso correggerò il nome se l'ho detto sbagliato, perché magari non è quello. La sigla è veramente un Lamborghini, un Massey Ferguson in stile Lamborghini barra Same. Veramente tanta tanta roba. E non sapevo minimamente l'esistenza, almeno non ne ho mai visti in giro. Però mi garba parecchio, ecco. Quello sì, c'è da dire. Non so voi se l'avete già sentito, se sì, scrivetemi qua sotto nei commenti. Oppure anche sulla pagina Facebook, se ce l'avete, mandatemi una foto perché sono curiosissimo di vederlo. E quelle lì sì che Lamborghini così sarebbero veramente mod da fare. Peccato che Black Sheep ha puntato sui Massey Ferguson. Vabbè, peccato, sono dei gran bei mezzi che ha fatto, Però io avrei preferito un pack di Same, Lamborghini e anche Deus. Vabbè, Deus no, alla fine, cioè modelli vecchi, vabbè. Non è che mi piacciono tanto. No, invece sono quelli belli. Però preferisco più che altri modelli vecchi, Same, Lamborghini.
E vabbè, Hürlimann che alla fine una volta facevano i modelli grandi, tipo il 1100 mi pare, l'amore, no aspetta, il 1100 premium. Vabbè, c'erano il Racing, quelli lì, tanta roba. Erano identici, cambiava colorazione e nulla. E il marchio, ecco, ovviamente. Comunque altri erano partiti con questo mezzo. Ma potete anche regolare. No, non potete regolare nulla. Come mai? Ah sì. Ah, potete, ecco, perché è fatto per console, potete, con l'analogico della console, potete destra, sinistra, aprire la portiera. Dai, la lasciamo aperta e via. Poi il lampeggiante, quelle sopra sono le frecce, ok. Comunque, erano partite con questo mezzo, volevo dirvi che poi ho la certezza che esistono quelli, non so bene i modelli, però ci sono i John Deere. Ok, stai in strada, sì, stai in linea. Ci sono appunto modelli John Deere, però sono fatti differentemente. E a mia conoscenza non sono più andato in giro a cercare, però sapevo, ho cercato dei Massey. I John Deere sapevo appunto io di mio, e anche quelli non sono male. Ci sono forse qualche mod su farming, magari ve le porterò in qualche video. Magari anche su questa serie porterò il John Deere. Dovrebbe esserci in giro, non ne sono certo, però mi pare di sì. E altro appunto non saprei perché Class ha il suo bestione, quello con tipo 6 falciatrici, no, 5 falciatrici, una davanti e due per ogni lato. Veramente un bestione. Adesso non so neanche il modello. Anche quello c'è per farming, ma sono, c'è, penso siano fatti male. Dalle screen non sembra fantastico. Mentre aspettate, Kron, no, al Mower 500 se non mi sbaglio. Ecco, New Holland. New Holland non so, non ho la più pallida idea. Comunque di sicuro c'è il John Deere e Massey Ferguson. Poi sto pensando ora alla Challenger, ma mi sembra strano, eh. Più che altro sono quei due marchi che ho detto prima. Comunque tanta tanta roba. Poi hanno, è tipo una trebbia con l'asse sterzante posteriore, quindi non è male. Per falciare così, aspettate. Sì, è forse anche meglio, sapete? Non cambia tantissimo, però quel qualcosina in più. E per il resto nulla. Poi questo qui è mezzo fatto un po' con texture di usura. Sto guardando adesso lì. Qua vedete? No, non sembra. O sì. Sembra di intravedere una cinghia, sapete? Ah no, è proprio fatto così allora. No, no, è così proprio l'ombra nelle texture, a quanto pare. Comunque questo pack di Black Sheep lo andremo a visionare praticamente, cioè non tutto, però buona parte dei mezzi sì. Adesso ci manca anche il piccoletto, quello senza cabina, che andremo a sostituire al Samen. Intanto Samen, cioè è bello tutto, però non mi piace perché ha poco sterzo e fa la differenza, cioè col Samen non riusciamo a fare una manovra del genere che ho fatto ora. Quindi tanta roba anche questo mezzo. Ha l'attacco dietro, non ho provato, però dovrebbe essere funzionante, credo. Ah, poi aspettate un attimo. Ne esistono altri modelli del genere, però tipo zone polacche. Sono marchi strani, ecco. Non sono marchi conosciuti. Tipo Landini non ne fa, McCormick neppure. Forse Fe... No, ma Fender... No, no, è impossibile che ne faccia. Adesso magari mi mandate qualche screen sulla mia pagina ed esiste veramente. Però boh. Class, avevano detto di no. E un altro marchio. Valtra, ma no, no, Valtra è impossibile. Valtra più, cioè fa solo trattori, non fa attrezzature. Per, cioè, attrezzature, no, 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 fa solo trattori. Comunque li fa belli, belli potenti e tutto quanto. Dai che abbiamo quasi finito, dai. Comunque stavo pensando, ecco adesso ve lo svelo già, stavo
di comprarmi un server almeno. Siamo al 20 di giugno, tipo fino, volevo vedere se un mese o tre. Se avete consiglio o quant'altro, ditemelo pure qua sotto, perché altrimenti sarebbe allora agosto, settembre, ottobre. No, scusate, fino a ottobre. Sì, fino al no, luglio, agosto. No, aspettate. Allora, fine agosto, sì, fine ottobre. Fino a fine ottobre sarebbe i 3 mesi. E da vedere, se avete consigli su un server, cioè un possibile server da poter comprare, ditemelo qua sotto perché non ne ho mai comprati, non ne ho mai avuto, non ne ho proprio mai avuto uno. Una volta facevo parte in un server, tipo 2 anni fa quando avevo iniziato, grazie a un po' degli amici che ho conosciuto, e adesso è da tanto che non sento più, però c'è, cioè, nel senso, avevo la password, entravo a controllare, ero un supervisore, un admin, diciamo. E adesso dovrei vedere, però ho intenzione di, appunto, farne uno per una serie che, se ricordate, abbiamo parlato di una serie tedesca. Ecco, mi sa tanto che la rimanderemo ancora per farne un'altra che avevo in mente, che è venuta in mente dopo. Però ci sta perché, dato che siamo in estate, possiamo giocare in più persone. Se lo prendo già non lo prendo dal massimo di posti, lo prendo uno tipo da 8-10. Sì, 8-10 potrebbe starci. Quindi non grandissimo, ma neanche piccolino, in modo da poter registrare con voi. Stavo pensando anche di farmi un TeamSpeak, cioè in teoria ne avrei già uno. Adesso non so se lo conoscete. Quale si chiama? Vabbè, mi avevano dato un server di TeamSpeak per cui, in cui stare. Mi pare Upstake, una cosa del genere. Lo ringrazio. Appunto, quando registravo ancora in molti lo utilizzavo molto. Adesso non ci sono più entrato tipo da 1 anno e mezzo, 2. Quindi non saprei neanche se c'è ancora. Poi dopo me l'ha soltanto lasciato così, quindi non è che, cioè, ha fatto bene se l'ha tolto il mio spazio, perché alla fine, cioè, non ci siamo neanche più sentiti. Comunque me ne comprerò uno in modo da averlo pronto e magari poter parlare anche con voi. Allora, tanto noi abbiamo finito qua, quindi direi di salutarci. Poi vi farò un video a riguardo. Ecco, in questa settimana non so se ci sarà sempre il secondo video. Cos'è stato? No, scusate, giovedì doveva esserci, soltanto che per problemi di copyright non l'ho pubblicato, almeno per ora non l'ho ancora pubblicato, cioè ieri è stato. Quindi è da vedere se riesco a rieditare il video e tutto quanto, però boh, potrei farcela. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, spero che questo piccoletto vi sia piaciuto, un bel mezzo, guardate anche come è dettagliato. Si capisce che ha fatto da zero. Tanta, tanta roba. Guardate anche qua sopra i faretti. Belli così. Bene, bene, bene. Noi ci salutiamo e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Qua sotto cosa cavoli c'è? Che cavoli è? Vabbè, il supporto credo. Ciao a tutti, Doretti, e al prossimo video.